Volevo proporre un piccolo ragionamento, vista anche l'importanza della giornata odierna. Naturalmente sono già stato a votare. E, secondo voi, è l'economia, è il mondo reale che guida, influenza la politica o viceversa? E partiamo da questo ragionamento. Se noi prendiamo le prime 100 economie al mondo, 44 di queste sono multinazionali, come quantità proprio di fatturato. Se guardiamo dallo scoppio della crisi del 2007-2008, la crisi finanziaria, ad oggi, osserviamo che le prime 200 multinazionali del pianeta guadagnano più oggi rispetto appunto al 2007-2008. Se poi guardiamo quello che sta avvenendo nel mondo reale, sempre su queste multinazionali, vediamo una maggiore concentrazione, sempre una maggiore concentrazione nelle mani di pochi gruppi. Abbiamo 5 SIM e 5 banche che controllano l'enorme mercato dei derivati. Abbiamo addirittura solo 3 multinazionali che controllano il mercato dell'agrichimica. Erano 20 negli anni 80, erano 6 all'inizio degli anni 2000. E oggi con l'acquisto di Monsanto da parte di Bayer si sono ridotte a tre multinazionali nel pianeta controllano il mercato dei pesticidi e dei fertilizzanti. Abbiamo 5 compagnie marittime e 5 compagnie portuali che controllano il 50% della movimentazione delle merci mondiali e il 95% della movimentazione merci si fa per via marittima, quindi queste 5 compagnie controllano la metà della capacità di movimentazione della merci. Il mercato dei cereali è un altro mercato immenso, ci sono quattro compagnie che hanno il 90% di tutte le transazioni commerciali sul mercato dei cereali. Abbiamo 10 compagnie nel settore della GDO, della grande distribuzione organizzata, e queste compagnie controllano la stragrande maggioranza appunto di quello che acquistiamo tutti i giorni. Abbiamo 8 compagnie al mondo che controllano il mercato dei farmaci e abbiamo 4 agenzie di stampa che veicolano l'80% dei flussi informativi mondiali. Allora, se in questi ultimi anni, in questi ultimi decenni, il mondo reale ha ristretto il potere nelle mani di sempre minore persone, minori compagnie, minori persone, sempre più grandi, però sempre un numero minore di persone. Secondo voi, dalla politica, che proposte di cambiamento possono venire per concentrare il potere nelle mani sempre di minori persone, come sta succedendo da anni nel mondo reale, nell'economia, nella vita reale? Oppure è possibile che per una qualche sorta di miracolo la politica voglia distribuire effettivamente più democrazia e più potere per tutti?